Ringrazio nuovamente l'onorevole Stefania Ascari che ci ha raggiunto ma che ci ha seguito fin dall'inizio, quindi è perfettamente, diciamo, consapevole di quello che è stato discusso qui, fin dai dati che ci ha illustrato Michele Bunafò, ma anche agli altri interventi che ci hanno richiamato su questa persistere in una modalità assolutamente evidentemente insostenibile dell'uso della risorsa suolo del nostro paese, e quindi dell'urgenza, come abbiamo detto fin dall'inizio, di un'iniziativa parlamentare che arrivi a destinazione, Ci rendiamo conto delle difficoltà, però siamo caparbiamente decisi a far valere le ragioni e appunto a far mostrare i dati e i motivi che stanno alla base di questa caparbietà. Quindi lascio la parola all'onorevole Ascari per le non conclusioni, perché non siamo in grado di poter concludere purtroppo questo lavoro. È, io direi, un nuovo inizio. Abbiamo fortemente voluto questo incontro in questa sede perché lo ritenevamo un passaggio necessario, importante, e quindi prego, onorevole, le lascio la parola anche per una riflessione proprio su quei punti che lei ha ascoltato fin dall'inizio sui diversi iter parlamentari che speriamo ci porteranno a una legge sul consumo di suolo. Grazie. Grazie, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Beh, innanzitutto sono io che devo ringraziare voi, la politica vi deve ringraziare, il legislatore vi deve ringraziare, perché gli interventi che ho sentito da questa mattina sono di un livello di competenza altissimo e soprattutto hanno fatto un quadro dettagliato, preciso e puntuale sulla situazione attuale. Io dico sempre che il primo che deve studiare è il legislatore. Non ci si improvvisa a scrivere una legge non nasce dalla sera al mattino, ma nasce dall'ascolto di chi, come questa mattina, ha parlato perché ha le mani in pasta, e soprattutto da un'opera di sintesi. Io ci tengo a dire che la proposta di legge di Salviamo il Paesaggio, che ringrazio veramente di cuore per aver fatto un lavoro eccezionale di sintesi, perché ha dato vita a una proposta di legge completa, io l'ho depositata, oggi è incardinata sia in ambiente che in agricoltura, è stata appoggiata dal Movimento 5 Stelle, che ha come colonna portante l'ambiente, così come abbiamo fortemente voluto l'inserimento dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, delle biodiversità in Costituzione, è presente nella nostra Costituzione italiana, così come la legge Salvamare, così come tante iniziative che portiamo avanti, tra cui questa. La politica però non è sempre brava a fare sintesi, quindi questo tendo a fare un'autocritica, perché, come è stato detto, ci sono diverse proposte di legge su cui bisogna però coordinarsi. A questo punto, per essere pratici e concreti, diciamo che alla Camera c'è più difficoltà che l'esame della proposta di legge possa, diciamo, avere un approfondimento mirato e dettagliato. L'esame si è spostato al Senato, quindi diciamo che c'è possibilità di vedere la luce per quanto riguarda la tutela e, diciamo, la proposta di legge suolo, consumo di suolo zero, o comunque la possibilità di vedere una luce ce l'abbiamo al Senato. Al Senato, come è stato detto, ci sono 6 proposte di legge pendenti: Mirabelli, altri, Anna Rossomando, Gasparri e Paroli, Occhiuto e altri, Dreosto, Elena Seroni e altri. Tra queste, in senso molto pratico, verrà scelto un testo base, e su questo testo base è iniziata una discussione, dobbiamo dirlo. Sono contentissima che, su richiesta del Movimento 5 Stelle, della collega Elena Sironi, voi
siete stati sentiti il 3 aprile e quindi avete dato un contributo importantissimo anche nelle sedi istituzionali, come sta avvenendo oggi, in cui sono emersi stimoli importanti che possono trasformarsi in emendamenti, cioè in atti concreti che possono integrare una proposta di legge per farla diventare il più condiviso possibile, perché non esiste la legge perfetta, ve lo dico onestamente, ma esiste la legge più condivisa, quella che nasce dalla trasversalità, ripeto, dall'ascolto e dall'unione di competenze come voi ci state dando, e rinnovo ringraziamenti. Io sono la prima a dire che da queste audizioni deve nascere appunto un lavoro condiviso. Siamo ancora in una fase, diciamo, embrionale, perché siamo ancora in una fase di audizioni fondamentali, però ancora non abbiamo, diciamo, un testo base su cui si può lavorare. E allora lì sarà importante continuare. Oggi deve essere non un punto di arrivo, ma addirittura un nuovo punto di partenza, per fare nuovamente il punto della situazione e stimolare i legislatori ad arrivare a una definizione, perché la tutela, il consumo zero del suolo è il tema che la politica deve affrontare e non è più rinviabile. Io devo dire grazie al suolo, grazie all'agricoltura, perché mi hanno consentito di mantenermi agli studi, perché grazie alla coltivazione, per esempio alla raccolta delle pere e alla vendemmia, da giugno a ottobre potevo mantenermi agli studi, poi il resto lo facevo in fabbrica. Quindi veramente io devo dire grazie, anche per questo che sono molto legata alla vostra proposta di legge e a un tema centrale. Dico che non è più rinviabile, perché il pianeta ci sta mandando dei segnali di aiuto e noi dobbiamo ascoltarli. Noi non possiamo fermare i cambiamenti climatici, dobbiamo dare degli spunti per dare vita anche qui a una legge seria per quanto riguarda i cambiamenti climatici, ma soprattutto non è più rinviabile alla luce anche delle conseguenze che si verificano sui territori. Qui ci tengo a fare una parentesi doverosa, io vengo dall'Emilia Romagna, nel mio territorio voi sapete benissimo c'è stata una situazione terribile a seguito delle alluvioni, delle esondazioni dei fiumi. Nel mio territorio il bilancio è stato catastrofico, è stato veramente, devo dire una parola, con conseguenze irreparabili. Purtroppo ci sono stati 15 morti, oltre 30.000 sfollati, 100 comuni coinvolti dai dissesti, 23 fiumi corsi d'acqua esondati, quasi 9 miliardi di danni. E sono veramente cose che, per quanto mi riguarda, da emiliana romagnola, sì, è un fatto gravissimo. E ancora le migliaia di frane aperte, frazioni isolate, scuole allagate o irraggiungibili, danni alle strade, attività commerciali distrutti, ecco. E questa è chiaro che appunto si sta verificando una estremizzazione dei fenomeni climatici e bisogna intervenire prima e non dopo. Dico questo perché nella mia regione, come a livello nazionale, si è cementificato come se non ci fosse un domani. E questo è veramente un fatto che abbiamo contestato in ogni sede. Io sono intervenuta più volte con interrogazioni parlamentari, con interventi in aula. E questo lo dico perché su un suolo cementificato l'acqua scorre 5 volte più veloce e quindi provocando ovviamente ancora più danni. Secondo l'ISPRA, voi l'avete detto molto meglio, in modo molto più preciso, però ci tengo a riportarlo anche a livello di rappresentante delle istituzioni, l'Italia perde 2 metri quadri di suolo al secondo, nel 2021 la media è stata di 19 ettari di suolo persi al giorno, il valore più alto degli ultimi 10 anni, e dal 2013 al 2015 si è consumato suolo pari a 35 campi di calcio al giorno. Ecco, con questi dati ovviamente non una riflessione, si deve aprire una voragine di dibattito istituzionale per risalire ovviamente alle basi. Non tendo a ripetere quello che voi egregiamente avete ripetuto, io sono qui a chiedervi aiuto di continuare a darci
questi aiuti. Quindi attenzione a quello che avverrà al Senato. Quando verrà decisa la proposta di legge, vi invito a stimolarci per presentare tutte le integrazioni che riterrete più utili, importanti, per rendere, ripeto, la proposta di legge più completa ed efficace, perché ritengo che fare un lavoro di rete, di squadra, sia importante anche monitorare, sorvegliare il legislatore, fare da sentinelle affinché rispettino ovviamente la competenza di chi ha realmente le mani in pasta. Grazie.